Parte da qui direttamente dall'ingresso della Fiera di Rimini questo report dedicato al TTG 2018. Siamo qui con Cilento Channel, Andrei Giaccio in regia, Gianni Petrizzo che vi racconterà tutto quello che c'è da sapere sulle novità turistiche del futuro. Saremo all'interno dello stand di Cilentomania che ospita il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, ospita tanti comuni, Agropoli, Castellabate e tanti comuni ancora del Vallo di Diano. Vi racconteremo la provincia di Salerno, lo stand della Regione Campania e tantissime novità per quanto riguarda appunto questa importante realtà che è il turismo e con il quale noi cittadini cilentani dobbiamo crescere per una maggiore produttività ma soprattutto per una maggiore economia. Per ora è tutto, vi auguro una buona informazione per questo report del 2018, saluto Raffaella Giaccio che per quest'anno non è qui, quindi sarò io a condurre questa edizione, ma vi terremo aggiornati anche nei prossimi anni, insomma, con tutta la troupe di Cilento Channel, sempre presente ormai da più di 3 anni qui a Rimini. Bentrovati amici telespettatori di Cilento Channel per questa prima diretta di oggi qui dal TTG di Rimini nello stand di Cilentomania. Ospitiamo da subito la sindaca Marilinda Martino di Ispani. Allora, come stai innanzitutto? Benissimo, sono contentissima di essere venuta qua a Rimini perché ho capito l'importanza della fiera di Rimini quando è la prima volta che partecipo a una fiera che riguarda il turismo, e siccome io credo nel turismo e d'altronde il mio paese, che è un piccolo paese di poco più di 1000 abitanti,
il turismo rappresenta tutto, è l'unica se non la più grande risorsa, perché noi abbiamo mare, collina, monti, però siamo un piccolo problema senza risorse e con tanti resort, con tante attività che però non credono, sono un poco delusi, non credono nell'importanza del turismo e io penso pure per la mancanza di risorse, perché siamo troppo in periferia come paese, siamo piccolini. Ecco, non per denigrare quella che è l'informazione sul paese di Hispani, ma spieghiamolo magari a chi magari anche da lontano segue la nostra emittente su Facebook e sui canali social. Diciamo precisamente dove si trova questo splendido paese, perché io lo conosco. Alla periferia della Campania, cioè siamo alla periferia proprio vicino Maratea, a pochissimo chi conosce più Maratea, è vicino Maratea, vicino Sapri. È un piccolo paese, un piccolo borgo, diciamo, antico, che c'ha sia il borgo marinaro, quindi il mare, e a pochissimi chilometri poi c'ha il centro storico di Hispani e un altro antico centro, un borgo, un altro borgo, San Cristoforo. Quindi noi abbiamo approfittato delle opportunità della regione, quindi abbiamo riqualificato questi borghi. Crediamo nell'ambiente perché abbiamo un ambiente incontaminato. Quest'anno Hispani è stato pure assegnatario della bandiera blu, quindi questo fa capire come amministrazione che crediamo nella tutela dell'ambiente e nella non solo la tutela dell'ambiente in quanto nel mare, nel turismo, che è l'unica risorsa nostra. Possiamo fare un bilancio? È soddisfatta del turismo del 2018 quest'anno, sindaco? Quest'anno sì, perché essendo stati assegnatari della bandiera blu, è il primo anno, quindi è venuta molta più gente, abbiamo ricevuto telefonate. Io quello che invece ho paura è che le attività turistiche, abbiamo tanto lavorato per migliorare la qualità delle attività, degli alberghi, delle attività, ce l'hanno messa tutta, perché altrimenti non saremmo stati neanche bandiera blu, però io vorrei che ci credessero ancora di più e lavorassero di più. E il motivo per cui sono venuta alla fiera è proprio per vedere come funziona il turismo laddove funziona bene. Bene, lei ha un assessore al turismo? Sì, c'è un assessore al turismo che è un ragazzo, perché io penso che i giovani si devono muovere in questo, solo che era impegnato col lavoro, questa è la verità pure, perché... Vabbè, è venuta direttamente lei. E sono venuta io. E quindi chi più del primo cittadino, insomma, a onorare questa fiera, ma soprattutto ai suoi compaesani. Sindaco, io la ringrazio. Io ringrazio lei per l'intervista e ci vedremo alle prossime fiere e manderò pure l'assessore. E ci vedremo anche con la nostra TV nel suo territorio per raccontarlo. Per finire però le volevo chiedere un'opinione sullo stand di Cilentomania che ospita tutti i paesi del Cilento. Sì, sì, una bella, bellissimo, cosa devo dire? Le faccio i complimenti sullo stand e l'anno prossimo lo voglio chiedere anche io. Benissimo. Poi volevo dire, se venite a Hispani noi organizziamo pure un qualcosa che è bello, il Festival Hispani Jazz, dove partecipano tutti quelli della, non solo della zona, anche da fuori. Qual è il periodo di Hispani Jazz? Ma noi lo facciamo qualche serata a luglio e qualche serata ad agosto, una settimana di Hispani Jazz e la dividiamo sempre per le risorse. Bene, grazie tante. Grazie a lei, e buona, grazie, buona continuazione. Allora, io direi di fermarci per ora, solo qualche minuto, prima di incontrare, magari se l'avvocato vuole, eccolo qua. Ah, finalmente, sono riuscito. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto su Cilento. Grazie. Channel, finalmente, sono anni che cerco di intervistarla. Benvenuti a voi, al TTG, voglio dire. Allora, noi dobbiamo informare i nostri telespettatori che a breve su Castellabate apriamo un'altra struttura, sì. E che si chiama? Palazzo Gentilcore. E allora, diciamo dove è ubicata brevemente? È ubicata proprio all'ingresso della piazzetta su in paese nel centro storico e da dicembre saremo a servizio della comunità. E soddisfatto del TTG e dello Come stand? Sempre, io... sono già venuto gli anni scorsi con la struttura di Hispani, con l'Hispani Resort, che è una struttura piccolissima ma che dal TTG e dai contatti che al TTG sono stati presi ha fatto sì che anche nel periodo invernale funzionasse. Quindi si può
portare le strutture a tenerle aperte fino a Natale, cercando nuove clientele, nuove fasce di utenza. Tenuta Gentilcore non è solo Palazzo Gentilcore. Palazzo Gentilcore non è solo una attività ricettiva, ma abbiamo anche il ristorante, sì, anche il ristorante a dicembre. Sì, sì. Saremo con voi per mangiare bene. Vabbè, già potete venire alla cantinella a Villammare, in realtà è un percorso che è già nato anni fa e che lo portiamo in giro nel Cilento, perché noi teniamo al Cilento. Grazie avvocato. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, grazie. Allora, ho di fronte a me il sindaco di Salerno, eccoci qua, che soddisfazione. Tutti insieme che siamo. Il presidente della provincia, Michelangelo Lurgi, ecco, tutti insieme per visitare questo TTG di Rimini. Che ne pensa, sindaco? Beh, insomma, mi sembra una manifestazione di interesse internazionale. Sono stato allo stand della Regione Campania e poi doverosamente allo stand di Salerno. Siamo qui presenti con una nostra iniziativa dove raccontiamo le nostre eccellenze, i nostri punti di forza e che offriamo con grande convincimento ai tanti visitatori che ci onorano delle loro presenze e agli operatori turistici e culturali che hanno affollato, devo dire, in un modo lusinghiero anche il nostro stand. E questo è anche il momento per pubblicizzare ancora di più Luigi D'Artista, che è diventato ormai internazionale. Luigi D'Artista inizierà l'8 novembre e quest'anno sarà una nuova edizione perché abbiamo cambiato l'operatore che ha realizzato le opere d'arte e come al solito sarà l'epicentro poi di un'altra serie di azioni collaterali che renderanno il soggiorno a Salerno particolarmente piacevole. Non ultime, due grandi e importantissime recite del Rigoletto, l'opera lirica di Giuseppe Verdi e il Barbiere di Siviglia, dirette da Daniel Noren, che già da solo è un attrattore. Grazie al sindaco di Salerno, mi sposto, chiedo scusa ai telespettatori, per intervistare il vicepresidente e il presidente della provincia. Allora, è la prima volta che viene qui, c'è stato De Luca ieri, oggi lei, insomma la Campania alla grande, qui per raccontare il nostro territorio. Un territorio affascinante, un territorio splendido, struggente, luoghi dell'anima. Ieri il governatore è stato come al solito eccezionale, ribadendo quello che è stato fatto in Regione Campania e rilanciando ancora al meglio quello che bisogna fare. Credo che per la prima volta in Regione Campania si stia costruendo un piano urbanistico del turismo, oserei dire, ecco, insomma, insieme a tante grandi realtà su punti fermi importantissimi e tra l'altro in perfetta sinergia, perché il turismo deve avere necessariamente una visione a 360 gradi. Cioè non si può non tener conto dell'ambiente, non si può non tener conto dell'urbanistica e tenendo conto di tutto ciò il turismo con tutte le sue sfaccettature, cioè turismo religioso, i percorsi dell'anima, il turismo sacro, i percorsi delle cattedrali, il turismo balneare, il turismo pedemontano, il turismo collinare, il turismo di montagna, il turismo sportivo. Insomma, non dimentichiamo che la Regione Campania sarà anche sede delle Universiadi, quindi a maggior ragione dobbiamo e si deve lavorare celermente anche su tutto ciò. E poi il brand eccezionale e famoso che è quello dei monumenti UNESCO. Beh, insomma, la Regione Campania credo che sia tra le prime al mondo per avere 9 siti UNESCO riconosciuti, tra cui 7 materiali e 2 immateriali, insomma. Poi il Parco Naturale del Cilento, Destinazione Salerno, insomma, credo che ci sia veramente un grande ribollire di idee, ma che si stanno mettendo in pratica e si stanno realizzando. Viva Salerno! Grazie, mi sposto per intervistare Michelangelo Lurgi, Giro Auto Travel, diciamo che questa persona è il filo conduttore di tutti gli stakeholders del territorio, perché lei riesce a mettere insieme tutti, la politica, le attività ricettive, le associazioni, insomma i tour operator, tutti.
in questa prima intervista. È soddisfatto, abbiamo le istituzioni presenti, questa è una nota positiva, e poi magari più in là ti chiederò altro. Allora, sicuramente sì, questi primi due giorni hanno dimostrato che si può lavorare in sinergia pubblico-privato e soprattutto si può lavorare per lo sviluppo delle destinazioni. Non è un caso che abbiamo qui Enzo Napoli, il sindaco di Salerno, perché da qui a breve costituiremo anche Destinazione Salerno. Gli amici del Cilento sanno, perché hanno visto che cosa è stata Destinazione Cilento, la costituzione che abbiamo fatto a Pestum. Adesso passiamo a Salerno, uniamo 20 comuni dell'area di Salerno, anche lì come nel Cilento ci arriviamo 300-400, speriamo che basterà il teatro, speriamo il Teatro Verdi, voglio dire, qui col sindaco, speriamo che il teatro basterà per contenerci tutti e soprattutto per lavorare in sinergia, lavorare tutti insieme per l'intera Campania e ovviamente per il Sud Italia. Poi un resoconto, come sempre, io lo faccio sempre alla fine, non lo faccio mai all'inizio, quindi grazie per il momento e grazie per l'attenzione che la vostra emittente dà ai problemi della provincia di Salerno e del Cilento. Grazie. Grazie. Ne approfitto, un'ultima domanda, chiedo scusa sindaco Napoli, siamo tutti d'accordo che la risorsa turistica è quella che può salvare la nostra regione in termini di produttività e di economia? Assolutamente sì, assolutamente sì, i dati da questo punto di vista ci confortano e credo che quando si sta muovendo in questa direzione sia chiaramente un indicatore di volontà politica. Su questo credo che non ci saranno tentennamenti. Presidente, lei invece? Beh, altro che, insomma, credo che sia una tra le prime industrie. Il prodotto interno lordo cresce in Campania soprattutto grazie al turismo e all'agricoltura, tra l'altro due cose che stanno magnificamente insieme, quindi ambiente, produttività turistica e produttività agricola. Credo che sia tra le prime industrie. È stato fatto tanto, ma credo che abbiamo ancora da fare tantissimo e con Salerno, con la provincia, ma con la Campania e credo anche con il dottore Michelangelo Lurgi, credo che stiamo lavorando bene. Grazie per ora. A presto. Grazie. A dopo. Ciao, buona passe. Grazie sindaco, grazie. Trovati sempre dal TTG, sono con Antonio Iaccarino, il presidente del Consorzio degli Albergatori della Penisola Sorrentina. Assolutamente, direttore, non presidente, sennò dopo smetto di essere anche direttore. Antonio è originario del Cilento, giusto? Ho una parte della mia famiglia che adoro, la parte più cara della mia famiglia che vive a Santa Maria di Castellabate. Antonio, un'opinione sulla fiera di quest'anno e poi un'altra domanda che ti farò a breve. Assolutamente, secondo me il TTG è la fiera più importante per il turismo che abbiamo in Italia e si conferma tale. Ottima presenza di buyer, ottimo tutto. Invece parliamo del turismo nella penisola sorrentina. Come sta andando in questa estate 2018? Come è andata? L'estate 2018 è stata fantastica come tutte le estati dagli scorsi 15 anni, cresciamo, quest'anno forse siamo cresciuti leggermente meno, ma comunque siamo cresciuti. Avete avuto anche voi qualche piccolo numero in meno rispetto all'altro anno, è vero? Ma c'è stato un calo fondamentalmente proprio della presenza di italiani che si è registrato, di italiani ma non solo nella... diciamo in Italia, cioè il calo si è registrato pure nell'outgoing degli italiani, purtroppo sono sempre più poveri. Ecco la domanda clou, il paragone tra un turismo cilentano, tra il turismo che si fa in Cilento e quello che si fa nella penisola sorrentina, cosa manca nel nostro territorio cilentano secondo te, cosa va bene, insomma un po' di... dettagli, se dal tuo punto di vista puoi indicare non soltanto a noi come televisione ma anche ai tanti tour operator, ai tanti albergatori. Allora, quando parliamo di turismo in generale,
nel Cilento, nella penisola sorrentina, il turismo è unico, i concetti sono diversi. Quello che secondo me manca al Cilento è la voglia di stare insieme. C'è molto individualismo, quello che noi abbiamo dovuto superare per raggiungere gli obiettivi che abbiamo poi oggi ottenuto. Stare insieme aiuta a crescere qualunque tipo di... Vedo degli amici sorrentini che mi prendono in giro. Salve, sono degli ottimi operatori. Venite qua, siamo in diretta. Ciao in diretta, dai. È inutile che fate le fotografie, venite a dire. Ecco, vedete, quando parlo di associazionismo, quando parlo di volerci bene, noi facciamo turismo insieme, ci vogliamo bene, questo è il discorso. Non pensiamo ognuno al proprio interesse, ma guardiamo un po' all'interesse generale. E questo è un poco quello che fa la fortuna del nostro territorio. Se imparate a volervi bene, oltre che a volere bene al territorio, forse riuscirete a fare grandi cose come le facciamo noi. Comunque fatto è che il Cilento è uno dei territori che io adoro di più in assoluto. Il Cilento è Campania e merita molto di più. Per me siete vincenti, l'importante è che vi mettiate insieme e smettiate di essere leggermente egoisti. E forse, come diceva Adam Smith, insomma, stiamo parlando del 1476, l'individuo, è vero, nel fare il proprio interesse personale fa l'interesse generale, ma poi alla fine se non vi mettete insieme arrivate poco lontano, insomma, crescete poco. Grazie Antonio, complimenti per il tuo lavoro e ci vediamo sicuramente più tardi, va bene? Sia servita, insomma. Certo che sì, grazie. Ciao, grazie. Grazie. Allora io continuo a rimanere in diretta, saluto Andrei Giaccio, magica regia, senza davvero, non ci sono parole per descrivere questo suo lavoro. Saluto anche la redazione di Cilento Channel, ahimè quest'anno i telespettatori si sono dovuti accontentare della mia presenza, gli altri anni c'era Raffaella, la saluto, però ragazzi dobbiamo andare avanti, ci dobbiamo accontentare e spero di raccontarvi la fiera nel miglior modo possibile. Allora io tenterei di rintracciare il presidente di Cilento Mania, non è qui, adesso faccio così, chiamo Giovanni di Cilento For All. Giovanni, anche Giovanni è molto conosciuto da voi telespettatori, più volte è stato intervistato, sempre presente anche lui in fiera, lui si occupa di turismo accessibile. E allora, un'opinione sulla fiera di quest'anno? Sempre interessante e importante venire e poi incontrare tutti i vari attori che si muovono nel territorio cilentano. La nostra mission è quella del turismo accessibile ed è, diciamo, un momento importante per promuovere il Cilento per tutti. E aggiorniamo i nostri telespettatori sulle attività della tua associazione, che cosa avete in itinere a breve? Allora, noi abbiamo, diciamo, lanciato il 30 settembre la prima visita didattica speciale per ragazzi autistici col Parco Archeologico di Pestum, che diventerà appuntamento per tutto l'anno 2019, la quarta domenica di ogni mese, quindi è un momento importante per il territorio e anche per il museo e il Parco Archeologico di Pestum, che diventa museo autist friendly, è un livello, diciamo, forse sicuramente nazionale e internazionale, perché è un progetto sperimentale in cui è coinvolto Cilento For All e l'Università Partenope, Dipartimento di Scienze Motorie del Benessere. Complimenti, e allora ci vediamo sicuramente alle tue manifestazioni con i nostri servizi televisivi. È arrivato anche il presidente di Cilento Mania, Orlando Di Scola. Orlando, per favore, ti sto chiamando, cercando in diretta per un intervento. Rimani anche con noi, Giovanni. Allora, eccoci qua. Non uscire dall'inquadratura, guarda, spostati un po' più. Ecco, rimaniamo qui. Allora, secondo giorno, ieri abbiamo fatto già una diretta per fare il bilancio del giorno 10, sì. Non facciamo ancora il bilancio dell'11 sono appena mezzogiorno e qualche minuto in più, ma che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire questo, che ha avuto il coraggio Orlando Di Scola con il suo stand Cilento Mania, presente qui proprio di fronte allo stand della Regione Campania, dicevo, ha avuto il coraggio di portare, pensate, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Oggi ha avuto il coraggio di portare il presidente della provincia Canfora,
più il sindaco di Salerno, mancano il sindaco di Spagna, è venuto, i cilentani, diciamo in rappresentanza dei cilentani, verranno sicuramente nei giorni a venire, sì, negli anni a venire. Stiamo aspettando Di Maio e qualcuno della Lega, insomma, era una battuta. No, vabbè, grandi soddisfazioni perché, insomma, anche il fatto di aver avuto il plauso da parte di questi illustri personaggi, insomma, vuol dire che stiamo lavorando bene e sicuramente continueremo a lavorare seguendo questa linea che da anni abbiamo tracciato e che continueremo ad allungarla sempre di più, perché abbiamo un territorio che merita sicuramente di avere un grande risalto a livello mondiale. Noi del nostro piccolo ce la mettiamo sempre tutta, come tu ben sai, Gianni ci segue da anni, quindi noi ce la mettiamo tutta e continueremo a fare grandissimi sforzi affinché si riesca a concretizzare questa idea di brand Cilento. Noi ce la mettiamo tutta con Giovanni per quanto riguarda il turismo accessibile, con altri nostri partner e amici che ci danno una mano, Peter Obstaden per quanto riguarda il turismo naturalistico, Michel Turner per il wedding, insomma stiamo cercando di allargare una grande, diciamo, macchia d'olio la nostra offerta. E io di questo devo ringraziare anche i tanti partner che abbiamo vicino, non so, c'è Convergenze che è un nuovo partner che ha iniziato a credere in Cilento Mania e che quindi ci sta dando anche Convergenze una grande mano. Sarà vicino a Cilento Mania con tante iniziative lungo la costa del Cilento che poi durante questo anno a venire vi mostreremo, anzi avrete modo di sicuramente di vedere. Voglio ringraziare apertamente anche Francesco Trimarco di Agropoli Rente, che anche con Francesco facciamo delle belle cose, faremo delle bellissime cose. Il Cilento Outlet che già dall'anno scorso segue le iniziative di Cilento Mania, insomma i sindaci e quanti ancora finalmente continuano a dare una grossa mano a Cilento Mania affinché si continui insieme a far conoscere questo nostro territorio. Lo hai appena nominato, allora lo chiamo qui. Francesco, devi venire, raggiungici, rimane anche tu presidente a fianco a Francesco. Buongiorno. Eccola qua la novità di quest'anno. No, vieni pure Orlando, ok, hai un appuntamento. No, dopo facciamo venire anche l'amico dell'avvocato Ruocco di Pestum, della cooperativa di Pestum, un ente che gestisce il turismo su Pestum. Poi dopo, certamente sì, certamente sì. Allora Francesco, Agropoli Rent per il primo anno qui alla fiera, la conoscevi già, insomma, sì, raccontaci la tua esperienza. Allora, io la fiera già la conoscevo, per quanto ho potuto negli anni ho sempre appoggiato l'amico Orlando e proprio grazie al suo buon lavoro che fa, quest'anno ho deciso di essere presente un po' più in forza, anche proprio personalmente qui a dargli una mano. Ho avuto, questa più che altro per me è la prova del buon lavoro che si sta facendo nel Cilento, grazie ad Orlando e Cilento Mania, perché ho avuto modo di appurare che il Cilento è molto molto richiesto, tante persone addirittura in fila ad aspettare per chiedere informazioni a qualcuno di noi, quindi davvero, davvero fondamentale questa presenza del Cilento qui al TTG di Rimini. È anche fondamentale la tua attività di noleggio auto, insomma, in Agropoli, ma prossimamente anche in Cilento. È un progetto, diciamo, utilissimo per un turismo molto più efficace, no Francesco? Certo. Sì, vabbè, oltre che essere un'attività commerciale è un'attività più che altro di servizi, quindi offriamo dei servizi al turista. A breve, hai già anticipato, stiamo prendendo altri punti di noleggio dove si può prendere un veicolo dal punto A e portarlo al punto B. Parliamo del Cilento, quindi non so, prendere uno scooter a Pestum e lasciarlo a Palinuro o così a Ciaroli o Santa Maria, quindi ovvio, è un'attività commerciale, ma è puntata soprattutto per offrire il servizio, perché abbiamo notato che è una cosa che manca, purtroppo abbiamo un po' di difficoltà nel Cilento come mezzi di trasporto e quindi puntiamo su questo. Bene, grazie Francesco, grazie in bocca al lupo. Allora, l'avvocato Ruocco che è venuto a trovarci, anche lui, salutiamo i nostri telespettatori. Buongiorno ai telespettatori di Cilento Channel. C'è molto Cilento anche a questa edizione di Rimini, la cosa fa particolarmente piacere. Credo che stia andando bene anche, insomma, il livello generale di attenzione che i visitatori e i buyers stanno dedicando al Cilento. Noi come istituzione Posidonia siamo molto, molto soddisfatti di come stanno andando le cose per il brand Costa Pestum, che nonostante, insomma, è di nuova fabbrica, diciamo così, sta realmente attirando molti, molti consensi. Poc'anzi abbiamo sottoscritto un accordo molto importante con Alicost SPA
un accordo di partenariato che consentirà ai due brand, quindi Alicost e Costa Pestum, reciprocamente insomma, di promuoversi nelle attività turistiche. Costa Pestum avrà una possibilità importante, cioè quella di diciamo così, promuovere sugli aliscafi che transitano nel Cilento il proprio brand e le proprie attività. Tutto questo ovviamente arricchisce e non diminuisce quello che già è stato messo in campo da Cilentomania, che sta facendo un lavoro veramente importante, ma anche dalle altre istituzioni, dagli altri enti. Si sta cercando insomma di aumentare la qualità e soprattutto la proposta turistica del Cilento intero. La strada sicuramente è questa, siamo sulla buona direzione. La cosa veramente difficile, forse lì è la sfida che ci aspetta, è quello di mettere a rete le straordinarie bellezze che abbiamo nel nostro territorio, insomma. E noi con Costa Pestum stiamo cercando di fare proprio questo, per creare, diciamo così, un unico sentiero di interesse al turista che viene nelle nostre zone. Oggi che la vacanza è cambiata, non è più come quella di una volta, occorre dare una motivazione reale. È quello che il mondo dei vacanzieri, anche dei turisti, ci chiedono. Non esiste più la vacanza tanto per farla, ma esiste la vacanza mirata, la vacanza che ha un inizio e una fine, e in questi due momenti deve accadere la magia di persuaderli nel loro ritorno poi nelle nostre meravigliose terre. Quindi complimenti ad Orlando, a Cilentomania, a voi di Cilento Channel che siete sempre così attenti e premurosi nella valorizzazione del territorio, e speriamo che questi due giorni della fiera di Rimini possa portare ulteriori novità in questa direzione. Ecco, ricordiamo, avvocato, anche la presenza di uno stand di Pestum, Costa Pestum, qui nel padiglione dedicato al Sud Italia. Beh, non poteva essere diversamente, per il semplice motivo l'amministrazione Palumbo, con il sindaco Palumbo, ha voluto fortemente diciamo così, assumersi delle responsabilità politiche su questa cosa, introducendo la tassa di soggiorno. Tassa di soggiorno che, come tutti sanno, è un'imposta di scopo, per cui è un'imposta che va spesa nel turismo. E l'ulteriore intuizione di questa amministrazione è stato quello di mettere a servizio di queste cose una società partecipata che si occuperà del turismo, che si occuperà della gestione di questo introito, e noi siamo qui perché sono soldi che noi dobbiamo spendere, e li spendiamo perché bisogna fare promozione. Oggi, tra le altre cose, è un'altra giornata importante, sempre secondo questo schema che le ho appena riferito. È online il primo portale turistico della città di Capaccio Pestum, un portale snello, un portale moderno, di facile consultazione, un portale che dà l'idea, la prima idea al turista di quello che può trovare sul nostro territorio. Grazie avvocato, buon lavoro e ci rivedremo magari per un bilancio finale. Presidente, allora, noi prima di fermarci per lasciare lo spazio alla pubblicità, dovremmo iniziare anche il buffet, credo che sia quasi ora, non lo so, che ore è? Quindi ricordiamo c'è... che noi facciamo anche ricco buffet, perché noi ai nostri, alle persone che visitano il nostro stand, a ora di pranzo facciamo degustare un po' di nostri prodotti tipici, salumi, formaggi, il vino delle nostre terre. Anzi, voglio ringraziare la Cantina Marino, che quest'anno è il nostro partner per la parte, enogastronomiche, quindi Marino è stato il nostro fornitore di vino ufficiale quest'anno, e lo ringrazio così pubblicamente su Cilento Channel, perché a parte che è una bella persona, una splendida persona, c'è una bellissima azienda, una realtà, una delle eccellenze del nostro territorio. Detto questo, poi quindi fra un po' inizieremo a banchettare, anche perché ci serve anche questo, dobbiamo prendere anche energie per poter continuare poi la giornata. Grazie Orlando Di Scola, grazie ad Andrei Giaccio. Per ora non è tutto, ma ci fermiamo per la pubblicità, a tra pochissimo con nuove dirette, ma soprattutto per farvi vedere questi prodotti stupendi enogastronomici cilentani che i turisti e i visitatori della fiera sicuramente apprezzeranno.
eccoci qua, non siamo andati ancora in pausa per assaggiare questi prodotti tipici cilentani perché dobbiamo raccontarvi quello che sta accadendo qui all'interno dello stand di Cilentomania al TTG di Rimini con Mariella Boiano. Mariella è il nucleo, diciamo così, senza nulla togliere agli altri collaboratori, però è il punto di riferimento da anni che segue l'associazione, giusto Mari? Sembra di sì, sembra che sia diventata appunto il punto di riferimento qui da un punto di vista ovviamente della comunicazione. Sì, siamo alla nostra 8ª edizione di questo TTG, quindi possiamo adesso, diciamo, abbiamo uno storico da raccontare. La fiera sta andando ovviamente benissimo, abbiamo, come sempre mi fa piacere di poter dire che abbiamo tanti contatti, siamo stati contattati da tanti tour operator fino ad oggi, ovviamente abbiamo ancora un'altra mezza giornata oggi e un'altra mezza giornata domani di lavori. I mercati dell'est sono i mercati che si muovono di più adesso, quindi diciamo il mercato russo, Estonia, Lettonia e anche, diciamo, del più vicino est Europa, Bulgaria, Romania, sono, diciamo, i mercati un pochino emergenti, e come sempre i mercati invece del lontano est, quindi Cina, Giappone, Corea, sono molto interessati, ma ancora stiamo cercando di scoprire quale sia il passo che dobbiamo fare per riuscire ad aprirli veramente questi mercati, perché l'interesse c'è, aprire il mercato è un'altra cosa, stiamo lavorando su questo. Impeccabile, ottima analisi, molto dettagliata, e noi come sempre ti ringraziamo per essere qui, ma vogliamo anche citare qui tutti coloro che hanno lasciato le brochure, anzi le hanno commissionate, le hanno date in mano al presidente e ai collaboratori per poi pubblicizzarle. Allora abbiamo Alicost, è la prima volta che Alicost con Cilentomania collabora con noi. Sì, sì, noi abbiamo ovviamente dei collaboratori consolidati che lavorano e collaborano con noi da tanto tempo, ma quest'anno per esempio abbiamo Convergenze, abbiamo Alicost, abbiamo Account for Travel anche, quindi abbiamo anche un altro, un tour operator che ha deciso di diciamo di perlustare, di fare un po' di strada insieme a noi. Io ve li voglio anche citare tutti, sono tanti, adesso dopo magari facciamo, se la regia ci può fare una carrellata, una panoramica, brava, di tutti brava, quelli che sono. Anche grazie, i termini tecnici televisivi conosce. Sai che io sono donna di spettacolo, per cui faremo una carrellata, una panoramica di tutti quelli che sono i nostri, chiamiamoli sponsor effettivamente, perché sono quelli che da tanto tempo ci aiutano per essere qui a rappresentare il Cilento, quindi ringraziamo davvero tutti gli sponsor e siamo qui sempre ad, ecco, aiutarli. Io adesso vorrei farti una domanda importante, ecco, visto che fai da mediatrice, no? Tra la domanda e l'offerta. Certo. Che cosa possiamo dire a chi, ecco, si occupa di turismo nel nostro Cilento affinché possiamo migliorare tutti insieme? Che cosa chiedono spesso i turisti affinché possano vivere un Cilento migliore? Ecco. Questa è una domanda importantissima, perché andiamo su terreni anche un po', come dire, scoscesi, pericolosi. Allora, ci sono due cose. Una, innanzitutto, per far partire il Cilento io ritengo che ci voglia maggiore visibilità della destinazione. Il Cilento è poco visibile, è poco conosciuto ancora, poco visibile, quindi comunicazione. Quindi ci vuole la comunicazione. Ovviamente questa è una cosa molto più istituzionale che non dei piccoli. Noi facciamo il nostro massimo per dare visibilità a questa terra, ma anche, diciamo, la parte istituzionale deve fare il suo per cercare di comunicare all'estero, ovviamente, non in Italia, fuori, lontano da quelli che non ci conoscono. Noi invece nel Cilento, e questa è una cosa ovviamente che ci diciamo tutti gli anni, ma che piano piano, insomma, penso che ci stiamo arrivando, dobbiamo assolutamente migliorare l'offerta, dobbiamo lavorare sull'offerta, la dobbiamo qualificare, dobbiamo
dare servizi come, a cominciare, che so, dall'aria condizionata. Io lavoro anche nel settore delle case vacanza, mi sento spesso dire: ah vabbè, ma tanto qui ci passa l'aria fresca. Questo lo sappiamo noi. Il turista, per comprare, per acquistare, soprattutto se viene per esempio dal nord Europa, ha bisogno di sapere che c'è l'aria condizionata. Sono banalità, però sono dettagli che contano e che qualificano l'offerta. Ovviamente poi potremmo dire tante cose, tipo fare un piccolo sforzo per cercare di rimanere aperti periodi un po' più lunghi. La destagionalizzazione passa anche attraverso questo. Se noi portiamo il turista nel Cilento e chiude il bar, chiude la pasticceria, chiude il ristorante, non abbiamo fatto nulla. All'inizio bisogna fare un po' di sforzo, io posso capire, tutto costa, le tasse, il personale, eccetera. Però bisogna un po' crederci e piano piano, insomma, lavorando anche insieme, non lo so, si possono anche trovare delle formule. Dobbiamo trovare la formula giusta, ecco. Poi potremmo parlare delle strade, potremmo parlare dei servizi, ma forse non quello è la... aspetta alla politica. Però non è la sede giusta questa, chiaramente. E io ti ringrazio, come sempre. Che cosa diciamo ai nostri telespettatori? Appuntamento a tra poco per assaggiare virtualmente i prodotti del Cilento, perché noi in prima persona non lo faremo. Noi abbiamo questo nostro appuntamento che ormai è diventato proprio, è molto atteso, è l'appuntamento quando apparecchiamo la tavola e iniziamo ad affettare soppressate e caciocavalle e serviamo il nostro buon vino. Quest'anno l'azienda vinicola Marino ci sponsorizza e quindi siamo molto lieti, appunto, di far assaggiare il vino dell'azienda Marino. Prima di chiudere però dobbiamo citare Michel Turner. Michel diceva: io non voglio parlare, però almeno apparire. Allora la chiamiamo, magari parli tu per conto suo. Allora, Michel, puoi venire un attimo? Vogliamo dire un attimo, appunto. Chiedo scusa ai visitatori, la rubo solo un secondo, perché Michel quest'anno è con l'associazione Cilentomania per dare maggiore supporto, ma soprattutto per altre e tantissime opportunità. Allora aspetta che mi sposto, così ecco, inquadriamo loro che sono più belle di me. Allora. Un po'. Michel Turner, Michel, che cosa fa qui? Allora, per il primo anno Michel ci ha accompagnato e ha iniziato da quest'anno a collaborare con l'associazione Cilentomania. Michel è una wedding planner, lavora molto con il mercato ovviamente britannico, lei è inglese, lavora col mercato irlandese, britannico. Michel, correggimi se sbaglio, e lavora da tanti anni già. A Castellabate e nel Cilento intero e probabilmente anche in altre destinazioni che non sono legate al Cilento, insomma, italiane. Poi si dovrebbe presentare da sola, Michelle. Allora io prima, parlando con Michelle, che mi ripeteva: Gianni, non farmi parlare, però questa informazione, questa notizia ce la devi dare tu. So che sei in giro per catturare un po' di buyers. Com'è andata? Dove sei stata? Questo ce lo puoi dire. Va bene, ok. Sono stata sempre nella zona all'estero, fatto un po' di promozione per Cilento, come sempre, e alcuni sono molto interessati. Abbiamo qualche wedding planner che viene fino a mese da certi paesi, da Messico, America, Inghilterra, Norvegia. Ho un appuntamento oggi pomeriggio con certi blogger che stiamo organizzando un piccolo workshop per i blogger. Qualcuno hanno già prenotato per maggio l'anno prossimo, per promuovere il nostro territorio, per tutti i settori, matrimoni, turismo in generale. Bravissima! È stata impeccabile. Assolutamente. Volevo solo aggiungere un'altra cosa. Quest'anno, come si vede poi dai simboli dei nostri sponsor, oltre ovviamente al Parco Nazionale, abbiamo già parlato con il presidente, il dottor Tommaso Pellegrino,
siamo sponsorizzati, appunto, veniamo insieme alla Michelle Turner, ma anche alla Genius Loci Travel. La Genius Loci Travel è un tour operator italiano attivo su tutto il territorio nazionale che si occupa prevalentemente di vacanze attive, hiking, quindi escursionismo, bicicletta e kayak. Quindi noi, diciamo, stiamo facendo i frontman, il front desk per Genius Loci Travel, quindi li ringraziamo perché non sono potuti essere il CEO dell'azienda, Peter, non ha potuto essere qui e stiamo rappresentandolo noi, quindi volevamo ringraziarlo. È arrivato lo chef, vieni Bruno, vieni Bruno, ecco, unisciti a noi qua a fianco a Mariella. Allora Bruno, dimmi. Anche tu da anni, insomma, con Orlando Di Scola hai creato questa associazione fantastica che è Cilentomania. Da anni segui il TTG. Presidente, dai, vieni anche tu, presidente. Presidente. Orlando, vieni anche tu, non mi far sgolare in diretta. Eccolo qua, affiancati a noi. C'è Bruno, finalmente sono riuscito a catturare la sua attenzione. Bruno, la tua opinione sul TTG e soprattutto sul lavoro che state facendo come Cilentomania? Beh, diciamo che innanzitutto buongiorno a tutti. Diciamo che ormai siamo ben affermati al TTG, insomma ci cercano da mesi, cercano di creare un appuntamento con noi perché dopo tanti anni abbiamo dimostrato di avere una continuità, di avere una stabilità e di dare un senso a quello che stiamo facendo, insomma, dopo tanto tempo ci disturbano sempre. Ci disturba in diretta. Diciamolo. Voglio dire che abbiamo anche il piacere di poter intervistare Alicos, proprio la famiglia, per quanto riguarda tutto quello che si sta facendo con Alicos. Ne abbiamo appena parlato con Mariella e adesso direttamente con Alicos. È un piacere anche per noi ospitarli. Il tempo di... Niente, io finisco subito. Innanzitutto ci tengo a ringraziare perché Cilentomania riesce a girare l'Europa e a portare il nome del Cilento in tutte le fiere che partecipiamo in molti posti d'Europa. Grazie a tutti i nostri sponsor, ringrazio veramente perché da anni ci seguono, ci danno il loro contributo economico e ci permettono di tenere aperti i nostri punti di informazione, di partecipare alle fiere, per cui veramente un grazie forte va ai nostri sponsor. Perfetto, io chiedo alla regia se mi posso spostare a fianco agli amici di Alicost, lo faccio, chiedo scusa alle signore perché passo davanti a loro. E allora presentiamoci. Loro sono... Io sono Fabio De Rosa, l'addetto stampa del gruppo Vola Via Mare e quindi anche di Alicos, ed è con me l'amministratore delegato della compagnia, Fabio Gentile. Allora Fabio, giovanissimo, complimenti e viva i giovani, senza nulla togliere, insomma, alle persone un po' più adulte. I giovani, sì. Allora, questa nuova collaborazione con Cilentomania, accolta benissimo dal Presidente, che cosa possiamo dire? Un futuro proficuo, no? Da parte di entrambi. Noi anche l'anno prossimo, come l'anno scorso, effettueremo i servizi marittimi che collegheranno il Golfo di Salerno e di Napoli con quello della costa del Cilento. I bei numeri di quest'anno ci hanno spinti ad investire ulteriormente sul Cilento e proprio stamani abbiamo sottoscritto un accordo con Poseidonia e abbiamo trovato una forma sinergica per sviluppare tutta l'offerta turistica che ci dà Costa Pestum. E noi l'anno prossimo effettueremo il servizio via mare e anche via terra grazie a degli altri nostri vettori per collegare la costiera amalfitana, Napoli con Pestum, dando la possibilità ai passeggeri di viaggiare in totale comfort, e sicurezza e velocità. Questa è una grande notizia, no? Per tutti noi, in anteprima. Certamente, vorremmo anche implementare i servizi, se la regione ci dà possibilità, per dare una continuità territoriale anche a quello che è il Cilento. Sì. Vorrei farti una domanda. Tu prima hai parlato di numeri in crescita per quanto riguarda il servizio di Alicos nel Cilento. Mi dai qualche dettaglio maggiore? Allora, a grandi linee sono del circa 40% in più sull'asse di Agropoli. Fabio, ricordami qual era l'altro? Allora, Salerno-Agropoli e Marina di Camerota. Salerno-Agropoli
Napoli e Marina di Camerota, c'è un aumento del 40% e proprio questi numeri ci spingono e hanno tolto quelle barriere che ci fermavano prima. Chiaramente i numeri sicuramente positivi di quest'anno sono comunque il frutto di un investimento degli anni passati, ovvero investire finalmente nel mare quale risorsa e che serve comunque a valorizzare il territorio. In che senso? Lo svuotiamo dal traffico, è ovvio che località terrene come Palinuro, Marina di Camerota, piccoli paesi non possono sopportare un traffico caotico estivo. E in questo il vettore del mare, quindi Alicos, libera le strade in modo ambientale, collegamento veloce e sicuramente un collegamento sicuro. Da qui la scommessa di questa mattina di investire in una nuova fermata che è appunto quella del Costa Pestum. E quando arrivano degli investimenti è una cosa, è una gioia, diciamo. Certo. Così. Quindi la mia domanda è questa: che cosa chiedete agli stakeholders affinché il vostro lavoro possa essere portato a termine nel migliore dei modi? Allora ragazzi, in questo momento c'è bisogno dell'unione di squadra, l'unione di gruppo e della collaborazione di tutto il settore, la filiera turistica agroalimentare, perché è in questo modo che si vincono le scommesse economiche, puntando su se stessi e puntando sulla grande capacità di fare aggregazione propria dei campani. La butto lì, amministratore delegato, sì, giusto? Sì. È auspicabile magari nel futuro fare delle degustazioni sui vostri mezzi, insomma, navali? Ma certamente, noi riusciamo a fare di tutto, l'importante è che ci sia un supporto anche dagli operatori di terra, gli operatori delle strutture alberghiere, per dare proprio un prolungamento alla stagione in modo che possiamo anche noi implementare insieme. Bene, allora io ringrazio. Allora, a questo punto io faccio personalmente un appello all'amico Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Valodiani, Alburni. Inviteremo gli amici a un incontro con te, caro Presidente, al quale mi farebbe piacere partecipare, proprio perché secondo me quello che hanno detto prima, che è una cosa interessantissima, dobbiamo snellire le strade, dobbiamo evitare intasamenti nei periodi di alta stagione e l'unico modo è usare il mare. Quindi loro hanno i mezzi che possono dar frutto, dare un grande risultato da questo punto di vista. Quindi io ti invito pubblicamente, faremo un incontro, io adesso prenderò i loro contatti, faremo un incontro insieme a te, caro Presidente, e cerchiamo di allargare anche questa forbice e questo rapporto di collaborazione con un importante ente quale è Alicos. Perfetto, e noi sentiremo il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni in diretta dalle 15 in poi per informarlo sul lavoro che si sta svolgendo qui all'interno del parco, ma soprattutto anche per avere una risposta magari, Orlando, da quello che gli stiamo comunicando, perché siamo in diretta sia su Facebook sia su Digitale Terrestre, che è la nostra emittente Cilento Channel e che è ben lieta di ospitare tutti voi, e vi ringraziamo davvero di cuore per il lavoro che fate sul nostro territorio. Siamo noi a dovervi ringraziare per l'informazione che date, perché questo è il contributo sicuramente sano ad un'informazione libera, giusta e qualificata. Grazie tante, buon prosieguo, grazie. A prestissimo. E allora io direi di Presidente, davvero quest'anno sono davvero bellissime soddisfazioni, sono veramente soddisfatto. E c'è anche una grande energia e voglia di fare rete. Ma mai come quest'anno, c'è veramente, cioè, ci sta girando attorno un mondo, ti dico la verità, io sono... Io vivo di soddisfazioni, perché non le soddisfazioni non sono solo quelle economiche, sono anche quelle che ti permettono di dire mamma mia, i sacrifici che faccio mi danno almeno un risultato. Il mio grande risultato è quello quando poi vedi persone anche di una certa levatura, di una certa anche posizione, anche come dire, turisticamente parlando importante, quando vedi che ti ringraziano per l'impegno, ti fanno i complimenti per le cose che fai, insomma fanno i complimenti a te, a me, insomma... Viviamo anche di questo, Gianni, e questa è una grande cosa. Sì, io voglio naturalmente ringraziare Tommaso Pellegrino, presidente del parco, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, che ci sta sempre vicino. Noi cerchiamo anche di collaborare con loro nel nostro piccolo, siamo una macchina a disposizione anche del parco e di tutti, insomma, gli amici sindaci. Saluto Adamo Coppola, saluto Costabile Spinelli, il vice sindaco Luisa Maiuri di Castellabate, Stefano Pisani, il grande amico sindaco di Acciaroli, insomma tutti gli amici e i sindaci che comunque sostengono Cilentomania. Bene, bene, allora noi andiamo in pausa pubblicitaria,
magari assaggiamo pure qualche prodotto cilentano. C'è Bruno che si sta attivando. Bruno si sta attivando, quindi rimarrete più o meno per un'oretta senza la diretta di Cilento Channel, senza Cilentomania, ma saremo con voi tra pochissimo, davvero. A dopo.